Ciao Nick, raga, bentornati su Farming Simulator 2013. Allora, ho fatto qualche missioncina, qualche altro soldino in cassa e che ve devo dire dunque? Ho una nuova mod che praticamente ci permette una seminatrice nuova, adesso la compreremo, adesso che abbiamo un po' di soldi andremo a comprare la nuova seminatrice, vi spiegherò anche che cosa fa questa nuova seminatrice. Eccola qua. La Zen Prodigy, ce ne sono tre modelli, cambia solo il colore, ma poi sono comunque completamente uguali, tutto uguale, insomma. Andremo a comprare, lasciate perdere il colore perché tanto adesso vedrete che il colore è completamente sballato, ma comunque almeno di funzionare funziona bene la seminatrice. Eccola qua, vedete? Difatti doveva essere nera invece di un bianco terribilmente acceso. Ma va bene. Però l'importante è che fa quello che deve fare, insomma, è il suo dovere. Quindi adesso praticamente direte voi, ma che cambia da questa seminatrice ad un'altra? Questa seminatrice semina tutto, qualsiasi cosa semina, ed in più non c'è neanche bisogno di passare il coltivatore, tipo con il mais, che di solito c'è da passare il coltivatore e poi bisognava seminare. Invece questa fa sia da coltivatore sia da seminatrice, semina tutto, quindi è il massimo della perfezione, se così vogliamo. Da dietro sembra un'ambulanza. Ovviamente l'unica pecca è il colore, tra poco ve la faccio vedere, ovviamente accesa. Dunque, cos'altro posso fare adesso? Vado a vendere le seminatrici, quelle vecchie che non uso, che non mi servono più. Tipo c'è questa qua. Ma tanto vale che la vado a vendere, gliela porto direttamente che me la paga di più, piuttosto che dover andare a buttare sti soldi, cioè non si tratta di pochi soldi, si tratta di parecchi soldi. Quindi raga, dato che i soldi non crescono sugli alberi, tanto vale che la andiamo a vendere. Forza. Che ce la fai, forza che ce la fai. Allora, la vado a vendere perché praticamente con un altro po' di soldi potrei benissimo comprarne un'altra di quella lì. È inutile che mi tengo queste qua. Quelle originali non me ne faccio, si può dire niente. Quella della mod è molto molto buona. Tra poco appunto ve la farò vedere in azione. Intanto vado a vendere questa seminatrice. Poi c'è l'altra seminatrice del mais, delle babbabietole da zucchero. Ok. La piazziamo qua e la vendo. Ho sbagliato, vai. Ci allontaniamo. Ok, venduta. Sbagliato completamente. Allora, andiamo a prendere l'altra. L'altra, eccola qua. L'andiamo a vendere pure. Ci rifamo un po' dei soldi prima di cominciare a seminare perché vorrei andare a seminare un altro po' di mais. Ok, andiamo a vendere pure questa. Ok, quindi con la nostra nuova seminatrice magari ne compro un'altra che la comincerò a portare verso il campo 33, così che lo riutilizzerò il campo 33 che al momento non ho avuto voglia di fare avanti e indietro. Già vendendo queste due seminatrici potrei persino comprarne una seconda, ma vediamo, per ora magari ne basta una, poi vedremo. Ci allontaniamo quel che basta. Vai. Vendi. Ok. Va benissimo. Quindi torniamo
Torniamo qua. Agganciamo la nuova seminatrice. Che più, come si dice? Com'era la pubblicità? Quella. Il prodotto per lavare i vestiti, come cavolo si chiama? Per la lavanderia, per la lavatrice, com'è che faceva quella? Perché più bianco non si può. Non mi ricordo il nome però. Non mi viene in mente il nome del prodotto. Vabbè, meglio così perché poi sembra quasi che vada a fare pubblicità ai prodotti. Oh cacchio, dove vado? Mi sono dimenticato di fargli il pieno, va bene, troviamo ora una soluzione. Allora, mod posizionabili. Andiamo a comprare i semi, non c'ho voglia di tornare indietro. Magari lo sgancio qua, uno. Eccolo là. Adesso gli fammi il pieno. Ecco qua. Però mi sono dimenticato di portarmi l'irroratrice. Mo vediamo. Vabbè, già così va più che bene, tanto questa c'ha una capienza paurosa. Adesso la dispieghiamo. Guardate come si apre. Ta-da! Che roba! Dunque, qua andiamo a piazzare per l'appunto il mais. Semineremo il mais. La abbassiamo, la accendiamo e partiamo. Perfetto. E in men che non si dica, avremo piantato il mais. Porca miseria. All'albero che non mi ha fatto vedere più niente. E in me che non si dica, questo piccolo campetto lo abbiamo già seminato col mais. Che cacchio? Si era un po' impantanata. Ok, perfetto. Veloce, 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 andiamo a seminare. Perfetto. Già fatto. Non ci è voluto niente di che. Dunque, vediamo un po' a che punto sta il raccolto. Ancora niente. Ok, andiamo allora a posare la seminatrice. Dunque, dovevo comprare qualche nuova mucca perché ne abbiamo poche, adesso che possiamo cominciare a fare un po' il cibo per gli animali. Sta
La lascio qua. Dove cavolo ho lasciato la irroratrice? Eccola là. Parte sbagliata. Ci avviciniamo, ci agganciamo. Bene, è anche quasi piena. Andiamo un attimino a irrogare il campo. Bene. Così andiamo a raddoppiare il raccolto. Tra un po' poi voglio vedere come funzionano spanti concimi, tipo voglio espandere poi spargere il letame, no? Così credo che sia più gratuito magari. Questa ancora non è una cosa che non ho ancora provato. D'altronde il fertilizzante lo devo pagare, a quanto ne so, invece ovviamente il letame no, perché automaticamente me lo producono le mucche. Ok, allora qua abbiamo quasi fatto. Perfetto. Qui siamo a posto. Voglio vedere se c'è qualche offerta. Niente di che, è già roba che ho. Ok, dunque, l'intenzione mia sarebbe adesso di raccogliere un altro po' di erba. Qua ce n'è un bel po'. Quindi voglio raccogliere un po' di erba. Così che la vado a depositare, perché di erba ne ho poca. Tranquilli, non è quella da fumare, erba normalissima. Devo comprare un'altra cosa però. Tipi di macchina. Allora, taglia erba, dov'è? Eccolo qua. Compra. Sposta. Eccolo là. Vado un attimo a tagliare un po' di erba, nel frattempo che aspettiamo che qui la cresca, non mi ricordo se era frumento, orzo, colza, adesso non mi viene in mente. Comunque vedete che ancora non è nato. Ah, dove cavolo sto andando? Già. Si è ribaltata, porca miseria, lo devo fare. Devo farla raddrizzare io. Una parola. In mezzo a tutto sto casino. Col cavolo. Vabbè, va. Vediamo se riesco a spostarlo. Porca di quella. Ole! Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta! Andiamo ad agganciarci. Ah, era ora. Anche qua sotto dovrei ripiantare. C'è ancora l'erba qua sotto. Qua mi sa che poi ricresce l'erba. La faccio ricrescere una volta, poi.
Poi la raccolgo e vado a piantare qualcos'altro. Intanto qua sopra ho visto che c'era un mucchio di erba. E qua è facile da prendere, per questo la voglio tagliare questa. Quindi accendiamo. Bene. E partiamo. Vado a tagliare tutta l'erba che c'è qua sopra. Ecco qua. Vediamo se posso andare un po' più veloce. Perfetto. Ce n'è un bel po' di erba, eh. Ecco qua, torniamo indietro. Più ne taglio, più ne raccolgo e meglio è. Cacchio è che ho beccato? Ho preso un sasso, un sassolino, ma che roba. Bene, 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 bene. Andiamo in fondo. Dunque, alza. Voglio dare un altro colpetto qua. Bene. Perfetto, giusto. Da raccogliere un bel po' di erba, poi ce la fumiamo. Bene, 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 bene. A posto. Perfetto, dunque, fatto questo. Andiamo a prendere il raccoglitore. Anzi, a proposito, il raccoglitore l'ho lasciato dove ci sono le mucche. Eccolo qua. Aspetta che non ci vuole niente. Ok. Perfetto. Andiamo subito, subito a prendere il nostro ranghinatore. Qui per l'appunto nascerà di nuovo l'erba, la raccoglierò, poi dopodiché andrò a ripiantare qualcos'altro. Benissimo. Ok.
Bene, cominciamo a raccogliere. Che chi è? Non la raccogli? Ah, sì, la raccogli, la raccogli. Bene, bene, bene. Riesco a raccoglierne un bel po', dai. Erba di casa mia. Ma che bella. Tonnellate. Giriamo una parola, ma ce la famo. Addirittura è entrato dentro il terreno. Addirittura è entrato il tutto dentro il terreno. Il terreno riusciamo a superarlo, l'albero invece no. Ecco, difatti, aia, vai che ce la fai, dai. Ancora un po' di erba. Bene, anche qua ce n'è ancora un po'. Presa. Ce n'è ancora un po' qua. Ok, boh. Va bene anche così. Andiamo a posare l'erba. La dobbiamo portare dove abbiamo praticamente le mucche. Perché c'è il pastone. Un po' lento, ma ce la famo. Portiamo l'erba. Portiamo l'erba. Sto trasportando 17 tonnellate di erba, raga. Ci frutterà un mucchio di migliaia di euro, se non milioni. Ma non è quel tipo di erba lì, quindi non vale un fico secco. Io mentre trasporto l'erba, ma che figata. Sembro Bob, il tuttofare. Anzi, che stiamo trasportando erba, sempre meglio che trasportare letame. Perché come si suol dire, no? Quando poi andremo a raccogliere il letame, spargeremo il letame, semineremo, insomma, quando andremo a spargere il letame, lo raccoglieremo il letame, sarà proprio una giornata di merda, ecco. Ok. Andiamo a... Vediamo un po', buttiamo l'erba. Bene, 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 bene. Oh, perfetto. Benissimo, c'è anche spazio ancora per l'insilato. Bene, c'è ancora spazio per l'insilato. Allora andiamo a prendere l'insilato, glielo buttiamo dentro, che il carrello qua mi servirà. Cacchio te lamenti, ti sto a dare a mangiare. Forza. Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. 16 tonnellate di insilato.
Aspetta, ci piazziamo un po' meglio. Bene. Bene, butta, 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 butta. Insilato 100%. Brutta cosa. Quanto ne ho ancora? Ok, facciamo andare un po' avanti il tempo, così io lo butto tutto, che non c'ho voglia di lasciare insilato qua dentro. Ancora un po'. Bene, 0%. Perfetto, quindi abbiamo insilato al 100%. Totale razione mista. Oh, abbiamo già 41 tonnellate di cibo. Magnifico. Ok, perfetto. Salviamo la partita perché è sempre importante. Allora, dato che abbiamo un botto di cibo a disposizione, possiamo direttamente andare a comprare adesso un po' di mucca in più. Ne vale la pena. Mucca, ne andremo a comprare. Beh, dipende anche dai soldi. Andremo a spendere. Vediamo un po'. Vediamo, così. No. Magari 50 andranno bene per ora. Sì, dai, 50 mucca andranno bene. Quindi abbiamo adesso cibo per un giorno. E neanche. Ok, andiamo quindi adesso a rifornire le mucche di insilato. Poi, anzi, del pastone. Ti pareva che non mandava ad incastrare. Forse che ce la fai, dai. Dai, non riesci neanche a girare, Bob. Ok. Ah, gira sto camion, Bob. Forza! Ma porca miseria, Bob. Lo so che le manovre non sono la tua specialità. Però. Oh, era ora. Vediamo un po'. Prendiamo sulle 20 tonnellate. Anzi, volendo posso buttare direttamente tutto dentro, tanto continuerà a produrne. Vabbè, lasciamone un paio di tonnellate per le pecore eventualmente. Ok. Forza mucche. Cibo a volontà, guarda, te lo butto proprio addosso il cibo, va. Ta-da! Porca vacca, così. Solo 4 giorni, aia, solo 4 giorni, io pensavo un po' di più. Ammazza, ho mangiato un casino, porca miseria, ma vi devo mettere a dieta. Vabbè. Allora, comunque, vediamo, il macchinario produrrà ancora per... Beh, ancora produrrà un bel po' di cibo. L'insilato è pieno, manca sempre l'erba, porca miseria, devo smettere di fumarmela, manca sempre l'erba. Ma andiamo avanti il tempo, va, così cominciamo un po' a trebbiare sto campo, perché qua bisogna anche trebbiare ogni tanto. Ok, nel mentre che aspettiamo che il campo sia pronto, mi porto il camion. Anzi, non c'è neanche bisogno che lo porto. Basta fare così. Ecco, sì.
Ok, il camion è qua. Pigliamo il camion. Bene. Allora, aspettiamo che qua il campo sia pronto. Ma però intanto in teoria 50 mucche dovrebbero produrre un bel po' di latte. C'è da aspettare un po'. Ci metto un bel po' a crescere, mannaggia. È già cresciuto? No, quasi. Ah, lì l'erba è già cresciuta, buono sapersi. A me interessa qua il frumento. Oh, cos'è frumento, orzo, adesso non lo so. Ecco, è pronto, è pronto, è pronto. È pronto, perfetto. Tempo normale, salva partita. Mettiamo l'operaio. Acceleriamo al massimo. Perfetto. Ok, con l'operaio ragazzi penso che ormai l'avete capito che con l'operaio posso farlo andare alla velocità massima senza problemi, quindi praticamente mi va a trebbiare meglio di Schumacher. Aspettiamo che gira un attimo lui e poi io prendo il carico. Bene. Ah, questo è orzo, sì, è orzo. Forza, Shumi! Vengo vicino, passa un po'. Ok. Mentre Shumi lo lasciamo un po' lavorare. Eccola qua. Allora. Dunque, ho lasciato. Questo e questo. Ah già, devo tagliare l'erba, cazzo. Me la sono dimenticato. Mi sono dimenticato che prima l'erba va tagliata e poi raccolta.
Stavo già andando a raccoglierla. Ok, cambiamo attrezzo. Accendiamo le luci. Possiamo andare. C'è un bel po' di erba, meglio così. Magnifico, non ci vuole neanche tanto. Basta fare avanti e indietro, raga, un botto di erba. Mucchio di erba buona, ce la fumiamo. Ci facciamo una canna con l'erba del giardino. L'erba del giardino del vicino ti dà di più. Più o meno diceva così il... Com'è che si chiamava? Su Scary Movie? Non so se vi ricordate. C'era la pubblicità nella televisione del film che diceva l'erba del vicino ti dà di più, mi pare almeno. Adesso non mi ricordo bene che è da un bel pezzo che non vedo quel film. Dai, 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 altri due giri e che ci vuole. Grazie per avermi consigliato di comprare il tagliaerba frontale. Sinceramente non ci avevo minimamente pensato, effettivamente così. Si taglia molto di più. Poi le missioni da tagliaerba, porca vacca, se pagano un casino. Cioè, ci sono delle missioni che pagano in tutto fino a 22.000 euro solo per tagliare un po' di erba. Favolose, veramente favolose. Per fare un po' di soldi tagliando erba è fantastico. Ma d'altronde l'ho capito che sto gioco, questa non è erba normale, questa è marijuana. Perché uno che te la paga 20.000 euro per tagliarla, sicuro che non è erba normale. Perfetto. Ah, quello si è bloccato, lo sapevo, quell'albero lo devo tagliare qualche volta. Solo che nel market non hanno messo nulla per tagliare gli alberi, vero? Perfetto. Aspettiamo un attimino si chiude il tutto. Perfetto. Bravo operaio, vai così! Allora, prendiamo il raccolto un attimo. Do cazzo vai, porca miseria di un operaio idiota! Forza, forza, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Andiamo a scaricare.
Ok. Allora, dov'è che ho lasciato il... Eccolo qua. Forza, raccogliamo l'erba! Perfetto, si parte. Magnifico. Così con un bel po' di erba, ragazzi, sto a posto per un bel pezzo. Non è certo del migliore dei modi come sto raccogliendo, ma vabbè. Mazza quante tonnellate di erba. Bene, 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 bene. Forse un 30 tonnellate ci esce. Raccogliamo questa. Ok, olè. 32 tonnellate. Raccogliamo quest'ultima erba. No, che cazzo sto a raccogliere? Perfetto. Ok, ad erba ci siamo. Devo poi portare questo. Devo andare a posare questo. E che altro devo fare? Il mais ancora niente. Ancora mais niente, l'erba l'ho appena tagliata, c'è da riseminare. Ok, andiamo a riseminare, va. L'erba poi la vado a posare dopo. Dunque, cosa andiamo a seminare? Non ho colza, ok. Andiamo a piazzare qua. Ok, la colza.
No. Aia, una volta che ho piazzato l'erba. Aia, una volta che ho piazzato l'erba, che devo ripassare l'aratro adesso? Aia, devo ripassare, mi sa, l'aratro. Ho capito. Ok, bella fregatura. Beh, allora poi me lo lavoro sto terreno, eh. O se no devo metterci l'operaio, faccio prima. Permetti creazione campi. Quindi abbassa aratro, metto l'operaio, oh, che è sta storia? Oddio. Non sto a capire come si faccia adesso a rimuovere l'erba, bella questa. Come cavolo si fa? Boh, ragazzi, non so come si faccia adesso a riseminare, diciamo, una volta che c'è l'erba. Se voi avete la soluzione, fatemelo sapere perché. Adesso proprio non ne ho la più pallida idea, poi boh, in caso ci provo di nuovo, mi informo, o se sapete voi come si fa, fatemelo sapere. Boh, vabbè, comunque diciamo che la situazione comunque per ora è a posto, quindi abbiamo un po' di. Abbiamo 40 mucche in più, gli ho dato cibo a sufficienza per un po', il mais ancora non è pronto, qua c'ho da raccogliere la paglia, non appena. Anzi, veramente, sai che faccio? Quasi quasi io c'ho la mod, no? C'ho altre mod. E mi vado quasi quasi a comprare un altro di questi qua. Perché ecco fatto, faccio prima. Così me ne tengo uno per la paglia, uno per l'erba. E faccio prima, ne ho due, sto a posto. Famo così. Facciamo così, raccogliamo la paglia e poi concludo il video perché anche in sto caso è durato un po'. Ahimè, il tempo vola. Quindi ci vado davanti. Ecco pesante, è pesante. È così pesante il davanti. Ecco, facciamo così, lo lascio qua. Aggancio questo. Agganciamo anche il ranghinatore. Perfetto. Olè. Quindi raccogliamo anche la paglia. Quindi questo qui praticamente è una mod, no? Quello lì, il rosso là dietro, è quello originale, che costa sui 90.000 euro. Questo è una mod, e questo qui mi è costato 28.000 euro. Praticamente con la mod costa molto di meno e più o meno c'ha la stessa capacità. Poi non so se cambia più o meno qualcos'altro tra i due.
Ma chiaramente con la monte questo è molto più economico. Giriamo. Ok. Così poi posso direttamente andare a passare la seminatrice. Bene, giriamo. Vedete Bob il tuttofare. Ultimo giro, ne ho raccolto tutta la paglia, speriamo che ci entra mo. Forse che la pesco tutta, ecco qua. Bello pesante il carico e quindi il trattore va lento, non ce la fa. Difatti, anche se prova ad accelerare al massimo più di 14 km/h non fa perché abbiamo un carico molto pesante. Guarda che sfiga. Siamo già pieni. Pazienza. 48 tonnellate, quindi qui ci saranno più di 50 tonnellate di paglia in tutto. Andiamo a mettere accanto all'erba. Vedete, raga? Abbiamo un carico di erba e un carico di paglia. Perfetto, così abbiamo un altro bel po' di cibo per le mucche. Vado a lasciare qua questo. Va bene, ragazzi, che vi devo dire? Il tempo l'ho strafinito, come sempre al confronto di altri giochi. Qua faccio sempre gameplay che durano almeno il doppio. E con tutto ciò mi sembra che non faccio quasi mai quello che vorrei farvi vedere. Purtroppo il tempo vola, letteralmente vola. Va bene, quindi, ragazzi.